Buongiorno a tutti, cari amici, iscritti ed appassionati di YouTube e del web. Oggi, in questo venerdì 11 settembre 2020, in questo primo video di oggi parliamo di pallacanestro, Lega A Supercoppa, quarta giornata. Brindisi ricambia il favore della gara di andata e batte, come è stata appunto per la gara in Sardegna, la Dinamo Sassari a Brindisi 96 a 96 a 95, parziali 25-28, 21-29, 24-20, 26-18, ma vediamo un po' se sì, alla fine è stata una vittoria al photo finish di Brindisi, come vedo dalla cronologia dell'incontro. Per quanto riguarda la classifica, beh, abbiamo Brindisi purtroppo terza con due vittorie e due perse, anche perché Pesaro, io devo fare un grande elogio alla vittoria Libertas Pesaro, perché secondo me Pesaro se la gioca la grande con Sassari. Scusate, stavo dicendo, Pesaro se la gioca alla grande con Sassari, avendo battuto ieri a Roma la Virtus per 89 a 56, e quindi sarà un testa a testa fino alla fine tra Sassari e Pesaro. Speriamo che potrebbe rientrare anche Brindisi in questa lotta. Intanto presentiamo le prossime partite, partendo da Brindisi che giocherà proprio a Pesaro già domani, cari amici. Quindi quella sarà una partita secondo me cruciale, proprio che ci dirà tutto, dirà se Brindisi potrebbe rientrare nella lotta o meno, anche perché sappiamo passa solo la prima ai playoff. E Sassari se la vedrà in casa di Roma, che purtroppo per gli amici capitolini è ancora lì a quota 0 punti con 0 vinte e 4 perse. Quindi chiudiamo il collegamento video ribadendo: Brindisi batte come nella gara di andata, dove fu sconfitta nelle ultime battute dalla Dinamo Sassari, invece ieri l'ha battuta lei a photo finish per 96 a 95. Per la classifica, abbiamo detto, cruciale per Brindisi sarà la sfida di domani in casa della Vittoria Libertas Pesaro. Staremo a vedere, come si dice, chi vivrà vedrà. Come sempre, viva lo sport, nel caso specifico la pallacanestro. Tanto dopo questa Supercoppa parte anche il campionato, poi ad ottobre, insomma, Eurolega, altre competizioni e quant'altro. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, io vi saluto, vi rimando ai miei prossimi video e comunque vi segnalo già che settimana prossima segnatevi il giorno 17, che è un giorno importante. Poi con il video vi svelerò il perché. Quindi saluti a tutti e alla prossima. Mi raccomando, sempre in gamba. Ciao, amigos, alla grande. Ciao.